ci stanno sbancando, vincono tutti un pacco di pasta. Apriamo, dopo i saluti diciamo, iniziamo. Dunque qui ci sono, purtroppo l'assessore mi ha comunicato ieri che non potrà esserci, no, ve l'ho già detto prima, c'è Giancarlo, io ti lascerei magari per ultimo, no? Diciamo verso le conclusioni. E purtroppo anche, non so se ve l'ho detto, anche l'onorevole Petrini non potrà esserci, è bello, mi ricordo, la vecchiaia avanza. Io direi di passare la parola a Federico Marchini, che è presidente nazionale di Anabio. Prego, ma anche un nostro socio, possiamo dire. Sono anche nel consiglio, immeritatamente. In effetti, mi danno 10 minuti, io ne farò 5 così mi prendo due pacchi di pasta. In verità sono qui, volevo dire delle cose, ma già Bruno mi ha bruciato le due cose che volevo dire, per cui quasi potrei andarmene. In verità io sono l'ultimo degli arrivati in questa zona, in questo territorio. Sono stato obbligato ad amarlo, come la moglie marchigiana che mi sono trovato qui, e dove immeritatamente, con una piccola congiura, sono stato eletto presidente, prima marchigiano e poi nazionale, dell'Associazione Nazionale dei Dottori Biologici della CIA. Questo così per dire da dove vengo. Io facevo il giornalista, adesso faccio il grano che serve a fare la pasta che voi mangiate e faccio l'olio. Ma volevo partire da una considerazione di una notizia che ho letto questi giorni, di cui ho accennato l'altro giorno a Iesi, a un convegno sulla canapa, sempre in ambito bio. Ed era questo sciopero dei contadini colombiani, che va avanti da 2 settimane, che combattono contro il costo dei fertilizzanti e il libero scambio. Cioè ci riporta nell'ambito di cui parlava Bruno, di cui parlava il sindaco di Senigallia, un ambito in cui ogni regola viene saltata, cioè in cui si parla di libero scambio, dove la libertà è solo la libertà di quelli che hanno più soldi di far morire di fame quelli che ne hanno di meno, è l'unica libertà che esiste. Io paragono spesso gli OGM ai derivati, ai titoli tossici. Gli OGM sono tossici e i derivati sono diventati tossici. Una portavoce che non nomino per così di un importante ministro mi diceva: ma gli OGM e i derivati non sono cattivi di per loro, servono per la ricerca, potrebbero essere buoni. Io sono rimasto lì sconvolto e dico: vabbè, che cosa vuol dire questo? Cosa hanno prodotto? Lo sappiamo tutti. I derivati hanno prodotto la crisi economica mondiale più importante del secolo, dei 2 secoli, voglio dire. Non sono pericolosi, cioè sono pericolosissimi, voglio dire. Lo sono gli OGM, lo sono i derivati finanziari. Sappiamo dove siamo per colpa di queste 2 regioni. E un altro argomento rapido che volevo affrontare era quello sulla centrale di Amasse. Di queste 40 centrali a biomasse approvate, che rischiano di essere un secondo Voltaico 2 la vendetta, o meglio, Voltaico 2 ancora peggio. Io credo, ritengo, che il problema sia dovuto a una visione poco elastica del bene comune. Il bene comune dovrebbe essere un bene comune, il bene comune, la parola stessa dovrebbe essere per tutti. Allora, le centrali a biomassa non credo che siano per tutti, sono per i 40 investitori che fanno una speculazione economica e finanziaria sul terreno, dove del terreno non gli importa niente. Ho parlato con l'architetto che sta progettando la centrale, lui non sapeva con chi stesse, che io ero nemico, diciamo, stava progettando la centrale a biomassa di Capalbio, una roba immensa. Parlava solo ed esclusivamente di soldi, non parlava di altro, del terreno non mi piaceva fregare di meno, del residuo, dell'eventuale inquinamento. Dice: ah, è un investimento che frutterà al 8%. Cioè, non è questo il modo di pensare, non è questo il modo in cui pensiamo noi in Terracello e in cui si pensa generalmente qui. Cioè, a una crisi finanziaria, io dico, non è corrisposta purtroppo o poco, salvo le scuse presenti, ma non solo le scuse presenti, una crisi di pensiero diversa dal
da quello finanziario, una crisi di pensiero differente sul modo di produrre. Ecco, voglio dire, non ho molte altre cose da dire, mi veniva in mente da un accenno di Andrea, del sindaco di Alcira sul paesaggio, mi ha accennato la Camera di Commercio di Ancona. Quando parlavo in ambito nazionale con gli altri colleghi di Anabio della CIA, dell'idea di recuperare i casali delle Marche, ci sono, voi girate, cioè ci sono migliaia di casali in giro per queste terre, uno più bello dell'altro, si potrebbero recuperare, darli ai giovani, fare una legge per favorirli, chi si interessa all'agricoltura usa questi casali, li riusa sostanzialmente, fanno parte del paesaggio, sono meravigliosi. Noi abbiamo due casali, la nostra azienda agricola, non abbiamo i mezzi per rimetterli a posto, voglio dire, chiaramente ci vuole un sistema, un aiuto di un qualche genere in questo senso. Questo è un passaggio, un'idea che lancio. E infine, niente, ringrazio tutti voi che io, come ripeto spesso, mi sento l'ultimo degli arrivati su in questa terra, ci sto davvero bene, questa terra mi ha promosso addirittura appunto a presidente di questo organismo della CIA che si occupa del biologico, per cui non posso che ringraziare voi per essere qui. Grazie.